Su Idea Radio, torniamo in diretta con il nostro territorio per parlare del prossimo approfondimento di giornata. Parliamo della proroga della scadenza bando servizi al turismo. Con 26 domande di sostegno pervenute al GAL Terra dei Messapi negli ultimi 2 anni, le agevolazioni a sostegno della creazione dei nuovi servizi al turismo rurale posizionano l'intervento 2.1 al primo posto. Ne parliamo questa mattina in diretta su Idea Radio con Cristiano Legittimo, responsabile animazione del GAL Terra dei Messapi. Buongiorno, bentrovato. Buongiorno Betty, buongiorno a tutti gli amici ascoltatori di Idea Radio. Nonostante il difficile periodo che è dovuto proprio all'emergenza, insomma, che stiamo attraversando, le attività di animazione del GAL Terra dei Messapi non si sono mai fermate. Sin dalle prime fasi proprio dell'avvio dell'emergenza sanitaria, l'ufficio animazione ha integrato delle forme di consulenza e di informazione a distanza. Che cosa è avvenuto? Poi entriamo nel dettaglio di quelle che sono le nuove agevolazioni, i nuovi sostegni che offrite. Certo, grazie Betty, come sempre ringraziamo la radio che ci dà sempre uno spazio e ci rende più vicini al territorio. Come chi ci conosce già saprà che noi ci siamo mai fermati anche durante la fase emergenziale di questa epidemia, anzi abbiamo cercato di venire incontro a chi aveva bisogno di informazioni e devo dire che le statistiche che hai letto denotano una certa vicinanza, no? del tessuto imprenditoriale a questi bandi, perché soprattutto quando si è in crisi, quando si è in fase di ricostruzione di immagini, di idee imprenditoriali, di rilanciare dei progetti, chiaramente si cercano dei sostegni, in questo caso il bando del GAL, comunque altre risorse a finanziamento agevolato della Regione Puglia o nazionali, fanno sempre aiuto a queste nuove idee. Come dicevi, siamo ancora dentro a questa emergenza sanitaria, ma quello che ci si augura tutti quanti è che già da febbraio ormai la curva, diciamo, dei contagi sta diminuendo fortunatamente. Speriamo ci sia un allontanamento di questa situazione che ha messo un po' in ginocchio, oltre al settore turismo, tanti altri settori, ma oggi ci concentriamo sul settore del turismo e questo chiaramente ci porrà di fronte a tante sfide, come l'è stato già l'anno scorso per l'avvicinamento, no, della stagione estiva, che speriamo quest'anno sia l'inizio della fine per tutti gli effetti, e questo ci pone appunto davanti a queste sfide, come per esempio un rilancio delle destinazioni con nuove formule che garantiscano, come tutti sappiamo, la flessibilità degli utenti, nuovi trend di fruibilità post-Covid o tante altre sfide come possono essere nuove modalità di viaggio. E allora la prima di queste sfide che coinvolge tutti gli operatori del settore è proprio la rivisitazione del prodotto, però in questa sfida viene in parte lasciata alla creatività delle imprese ed è proprio qui che il bando cerca di agire, sostenendo quelle necessità dettate dai nuovi modelli di turismo per sostenere gli imprenditori del settore turistico ad aggiornare o migliorare il loro servizio o a crearne di nuovi anche, per esempio. Certamente. Per conoscere meglio le modalità d'accesso alle agevolazioni, com'è possibile farlo? Come sempre, diciamo, il nostro ufficio, tramite i nostri canali che sono i classici, diciamo, il contatto email, il numero di WhatsApp, che lo dico adesso ma lo ripeto anche alla fine, il numero di WhatsApp a cui potete inviare messaggi informativi, cioè richiedere informazioni sul bando, è il 392 54 74 720, e poi visitare il nostro sito terrademessapi.it, dove troverete tutti i nostri contatti. Brevemente vi dico, il bando e i finanziamenti coprono il 50% delle spese, degli investimenti che le imprese devono sostenere per avviare o implementare nuovi servizi turistici, fino a un massimo di 40.000 euro, ossia 80.000 di investimento totale. Dirlo in una trasmissione, in uno specchietto così breve come diciamo quello può essere la vostra, insomma, questo spazio dedicato in radio, potrebbe essere fuorviante, quindi invito tutti a contattarci allo 08 31 73 49 29
siamo sempre disponibili per offrire anche una prima forma di supporto informativo, e poi potremo prendere appuntamento o di persona, mantenendo chiaramente le distanze che impone il periodo, oppure anche tramite, come dicevamo prima, gli strumenti più utilizzati in questa fase di distanziamento sociale, come le videochiamate, Skype, Zoom, eccetera. Quindi noi siamo disponibili a offrire un supporto a tutti quegli imprenditori turistici e non solo, anche chi ha delle nuove idee che pensa possano dare un appeal, un'attrattività turistica al nostro territorio, un servizio che oggi non esiste, un servizio al turista che possa mettere in risalto una parte o un itinerario o una sezione di offerta turistica. Ecco, noi vorremmo capire come fare per sostenere queste idee di privati, non necessariamente già costituiti in impresa, perché potrebbe anche essere un amico, un parente che ha un'idea nel cassetto, magari spinta e sostenuta in questo periodo di estrema riflessione, no, in cui ci ha portato il Covid, potrebbe diventare frutto di impresa nei prossimi mesi. Questo, diciamo, è un'idea che ci viene, però siamo sempre qui disponibili. Se ci sono degli imprenditori nel settore del turismo che hanno bisogno di dei piccoli finanziamenti per migliorare la loro offerta o accrescere in quantità o in qualità il numero dei loro servizi, invito comunque a dare un'occhiata alla nostra pagina Facebook, perché è importante. Noi stiamo cercando di alimentare l'informazione e la comunicazione in questa direzione, quindi nei prossimi giorni troverete degli spunti pratici su cosa il bando può finanziare concretamente. Già da venerdì ci sono state una serie di contenuti che potete già iniziare a vedere sulla nostra pagina Facebook Calcare Radio Messapi, e nei prossimi giorni ne metteremo tanti altri. Perfetto, noi intanto ringraziamo Cristiano Legittimo. Sì. Naturalmente chi volesse saperne di più, Gal Terra dei Messapi, ovviamente con i vari contatti che ha appena dato Cristiano. Grazie per essere stato con noi, e ricordiamo che la scadenza del bando servizi al turismo è fissata per il 24 febbraio, è corretto? Esattamente, Betty, 24 febbraio il rilascio della domanda di sostegno sul portale SIAN. Per tutto il resto ci trovate su Facebook, sul sito terrademessari.it, e se volete più velocemente anche un messaggino WhatsApp al 392 54 74 720, e saremo lieti di dare le risposte alle vostre richieste di informazioni. Perfetto, grazie, buona giornata e buon lavoro. Grazie Betty, un saluto a tutti gli amici di Via Radio. Il territorio in diretta.